Hai deciso di vendere la tua casa? Bene, sappi che uno dei rischi che corri è quello di avere per casa un sacco di curiosi che non hanno la minima intenzione di comprarla. Nella top 3 di questi aspiranti compratori normalmente ci sono quelli che non hanno nemmeno letto l'annuncio di vendita, quelli che sì, la casa mi piace, però non mi sono ancora informato sul mutuo. E poi ci sono i migliori, quelli che ti dicono: non immaginavo che la cifra fosse così alta, però posso provare a darti 3 suggerimenti per evitare le perdite di tempo. Il primo suggerimento è quello di affidarti ad un'agenzia immobiliare. Soltanto un professionista è in grado di percepire se il potenziale acquirente può essere davvero interessato alla tua casa. Il secondo suggerimento è quello di essere il più dettagliato possibile nella descrizione della tua casa. Lo so, magari è un po' buia, è un piano basso, ha dei piccoli lavori di ristrutturazione da fare, ma omettere questi particolari non ti farà fissare più appuntamenti, ti farà fissare più appuntamenti sbagliati. Immagina di dover fare una vera e propria pubblicità alla televisione della tua casa ed elenca tutte le cose belle che ha, quelle che ti hanno fatto innamorare quando tu l'hai scelta per essere casa tua, perché saranno sicuramente quegli aspetti che faranno innamorare anche il prossimo acquirente.